Ha detto che era onorato di conoscermi. Io gli ho detto: ma mi stai prendendo per il culo? Sei Samuel Eto'o. Un ragazzo mi ha detto che era onorato di conoscermi perché aveva visto la nostra squadra, era una squadra che gli piaceva tantissimo. E io gli ho detto: ma sei di fuori? Te sei Samuel Eto'o, cioè. Io sono onorato di conoscere te, cioè un ragazzo mi ha fatto un'impressione magnifica, un ragazzo che famoso sì, e nei confronti di un allenatore per lui sicuramente sconosciuto e di un'umiltà unica, è stato bellissimo. È stato per me un idolo, io sono andato a vederlo addirittura in un ritiro a Reggello, ho visto tutti gli allenamenti, quindi già il fatto che mi conosce mi onora. Non ho nessuna intenzione di rispondere a Maradona, spero solamente nei prossimi mesi di fargli cambiare leggermente idea. Io spero che Jorginho non vada mai in nazionale, sarò lui. Grazie. No, fammi passare, guarda, sono talmente contento di chi ha fatto la squadra e di pubblico ho visto stasera, dell'atmosfera che c'è nello stadio, che stasera non mi voglio incazzare, non guardo nulla. Mi incazzo domani, vabbè. I numeri sono questi, e quindi non lo so, quello l'ha fatto per prendermi per il culo, penso. E farla passare come una resa mi ha fatto girare un po' il cazzo, sinceramente, ma in maniera pesante, perché la mia storia dice: io non sono una persona esserrente, una persona esserrente non sale dalla seconda categoria alla Coppa dei Campioni, quindi quello mi ha fatto girare veramente i coglioni. L'unica cosa di cui mi sono adombrato, il resto non mi interessa. Il mio obiettivo quando rispondo a voi è far arrivare un messaggio alla squadra, non rispondere a voi. L'unica cosa che chiedo ai miei giocatori domani sera è di non aver paura, di non avere il giusto timore degli avversari, perché il timore ti dà attenzione, ti dà applicazione, ti dà capacità di sofferenza perché ti aspetti di dover soffrire. La paura ti dà negatività, ti paralizza. Quindi dobbiamo avere il giusto timore, perché vogliamo tanta applicazione difensiva, e poi mi piacerebbe vedere 11 facce di cazzo che hanno la convinzione di poter palleggiare sul Visa il Manchester City. Ma io, noi non vogliamo far paura a nessuno, il nostro obiettivo è la bellezza, è la bellezza perché per noi è l'unica strada che ci può portare a fare il risultato. L'espulsione è stata fatta appositamente per andare a fumare una sigaretta. È sfumato ed è sfumato male il primo obiettivo della stagione, perché il passaggio del turno era certamente un obiettivo. Volevo capire cosa dice, dopo queste 4 sconfitte, 0 punti in trasferta, a se stesso, alla squadra e anche al presidente De Laurentiis. Prossimo anno risparmiami un po' di telefonate a De Laurentiis, se chiamo direttamente te per gli obiettivi stagionali, sì. Me li dai prima della stagione, e non fai domande mister, di cazzo, però la prego di avere una terminologia attinente al fatto che siamo dei professionisti che con rispetto hanno delle idee diverse. Una squadra che l'anno scorso passa il turno di Champions ovviamente ha nella stagione seguente il primo obiettivo della stagione, il passaggio del turno. Lei può negarlo, quindi, ma io non credo che ben fila perché ha vinto la Champions del 67 e la deve vincere anche quest'anno. Ma che sta dicendo? Sono troppo intelligente per credere questa cosa. Insomma, no, io sono troppo intelligente per continuare ad ascoltare. Cominciamo dalla fine. La sua versione, cosa è successo con Mancini nel finale della partita? Ma io mi ero nervosito per la decisione su Dries Mertens, non ce l'aveva assolutamente con Mancini, ho visto che lui si lamentava per l'entità del recupero, a me sembrava poco, però sono cose da campo che dovrebbero finire in campo. A me i vecchi mi hanno sempre detto che quello che succede in campo finisce lì, ci si dà la mano e finisce tutto. Le cose normali da campo era meglio se non succedevano, però sono le classi litigate da campo. Conferma comunque di aver cercato una riappacificazione negli spogliatori? Ma io quando mi sono accorto di avergli detto qualcosa negli spogliatori, gli ho chiesto subito scusa, lui era contrariato, però penso che domani accetterà le scuse e mi aspetto anche lui si scusi, perché una persona che viene a chiedersi scusa solitamente da uomini di sport si dovrebbe accettare e finire tutto.
Quindi nel momento in cui Mancini dice Sarri si deve vergognare, persone come lui a 60 anni non dovrebbero stare nel calcio? No, a parte non ce l'ho a 60 anni, insomma, già mi pesano gli anni che ce l'ho, se me la aumentano anche diventa pesante. Poi mi dici perché il mister ride. Chiede a lui, non lo posso dire. Perché ho avuto l'impressione che lo stessi prendendo per il culo. Su tutte e due. Una peggio dell'altra adesso. Domanda secca, come ha passato domenica la partita a termine a seguito alla tribuna e come è, se è stato utile in vista di Poch, visto che domenica scontra l'ultima giornata di squalifica? In tribuna si sta sempre molto, molto peggio, già è scomoda la panchina perché il livello di partecipazione rispetto ai giocatori è un bel minore, in tribuna ti sente ancora più lontano dalla squadra e quindi è ancora tutto più complicato e più difficile, e stranamente sei molto più nervoso in tribuna e non in panchina, quindi è una situazione di disagio enorme, però visto la squadra con una prestazione caratterialmente mi sono piaciuti molto, una prestazione di ragazzi che ci hanno provato, non erano in difficoltà, si sono sacrificati tutti, quindi una prestazione fatta con lo spirito giusto. Due curiosità, la prima sulla Juventus, tante volte andate in vantaggio e venite rimontati. No, più delle volte succede il contrario. Allena la Juventus, quindi, però già qualche volta per la Juventus è una stranezza e anche per le squadre. Siccome alleno la Juventus vorrei non andare in svantaggio, però più delle volte è successo il contrario. Sì, noi mi sembra siamo stati 8 volte in svantaggio. Gamba, aiutami. Io più di una volta ho visto questa cosa che per me è una stranezza, guardando la Juventus e guardando anche le squadre di Sarri. Mercato. No, ragazzi, ma basta, non potete travisare tutte le dichiarazioni che uno fa. Io ho risposto a una domanda che mi è stato chiesto come si migliora sto Napoli. Sto Napoli si migliora solo con giocatori che sul mercato costano delle cifre mostruose, perché sennò si va a prendere dei giocatori che non siamo assolutamente sicuri siano più forti dei nostri, che sono forti. Vabbè, basta, io non ho chiesto niente al Presidente, non ho chiesto niente a nessuno e del tutta la vita non chiedo niente a nessuno.